cominciare io? Ciao Giampaolo, ciao Giorgio, sì, comincerai tu, caro Giampaolo, perché in merito al video di ieri, visto la risposta di alcuni nostri spettatori, quindi è doveroso che tu gli fai una risposta, perché si è creato, a mio avviso, un equivoco abbastanza serio fra te e un paio di, o tre, non so, di nostri spettatori in merito al video fatto ieri sull'euro, eccetera. E quindi è doveroso questa cosa, poi casomai dopo possiamo la parola a Giorgio, che dirà anche lui quello che è l'attualità di oggi, perché qui sono tutti in attesa che Trump entri in scena il 20 di gennaio e quindi il suo comportamento manterrà fede a ciò che ha detto durante la campagna elettorale per la presidenza degli Stati Uniti d'America, allora forse veramente avremo un cambiamento epocale davvero importante, altrimenti sarà peggio. Ci sarà, stai tranquillo. Speriamo. Oh, Giorgio, tante persone in certo. Italia che si sono già adeguate, intanto per sul carro del vincitore. Sì, basta vedere i vari TG e rendersi conto il cambiamento che queste persone stanno facendo. Certamente, lo devono dare, certamente sì. Adesso intanto fa mostra di sé il Priapone alle spalle di Giorgio per la gioia delle signore che ci guardano, sempre perché qui bisogna stimolare gli appetiti sessuali, perché gli italiani stanno diventando tutti feroci, infatti bravo. 15.000 unità sono mancate all'appello lo scorso 2016 secondo le statistiche demografiche. Pertanto noi facciamo appello al bravo Giorgio, che stimola la vita sessuale, affinché l'homo italianicus diventa homo e non Nicky Vendulus o roba di questo genere. Esattamente. O peggio ancora gender. Tanto per guarda, se ti faccio vedere, questo è uno degli ultimi numeri di questo eccezionale quotidiano, La Verità, dove mettono alla berlina queste operazioni, stanno tutte qui. Eccolo qua. Sì, ne parliamo dopo, Giorgio. Sì. No, lo voglio far vedere un momento, perché sì, andiamo subito dopo questo argomento importante. Intanto, mentre due prove viventi smentiscono la teoria transgender, eccolo qui. Lasciamo stare che ti devo vomitare. Ho appena mangiato lo so. Purtroppo sente fa. E allora, caro Giampaolo, ti do la parola subito, così tanto per chiarire il concetto di ieri, merita anche la risposta a qualche lettore che non era d'accordo con quello che hai detto. Prego, Giampaolo, vai. Paul, l'ho chiamato all'appello e quindi adesso arriva. Ecco, Giampaolo, a te la parola, prego. Dunque, io vorrei rispondere non soltanto a un signore un po' maleducato che subito mi apostrofa dicendo che sono un figlio di... Io voglio soltanto esporre quelli che sono. Lo so, hai ragione, purtroppo non è stato bello presentarsi così. Ho voluto soltanto esporre quelli che sarebbero i rischi, i pericoli che si correrebbe nel nostro paese, la nostra economia e la nostra società, se dovessimo uscire dall'euro senza prendere le dovute precauzioni. Punto. Io sono favorevole fondamentalmente all'uscita all'estero dall'euro, ho sempre apprezzato la nostra lira e auspico un immediato ritorno alla nostra lira per tutte le conseguenze che l'euro ha creato, per tutti i disastri che sia economici che esistenziali che ha creato la moneta unica europea. A questo proposito voglio anche dire un'altra cosa, che l'entrata nell'euro ha posto un insieme di azioni da parte dei nostri governanti che rasentano, che sono anticostituzionali, e vi spiegherò poi come, in due parole che dovrò leggere qui, sia l'articolo 1 che l'articolo 11, per cui si configura con l'operato dei nostri governanti, dei nostri governanti, e la connivenza naturalmente con la pseudo-governanti, governano una situazione che è anticostituzionale. Non facciamo sovrapposizioni, per favore, vai. Dopo parli, Giorgio, te lo parlo subito.
Allora, posso entrare nell'argomento? Finisci, dopo parlo Giorgio, vai. Allora, diciamo subito una cosa, che l'articolo 1 della Costituzione recita: l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. L'articolo 11 della stessa Costituzione: l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà, eccetera, 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 e consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. La ratio della norma costituzionale era dunque quella di favorire la pace tra le nazioni, consentendo a tal fine una limitazione della sovranità purché compiuta in condizioni di reciprocità. Quindi si trattava di una norma nata alla fine del secondo conflitto mondiale e non certo concepita pensando alla nascita dell'UE, Unione Europea, e della BCE, Banca Centrale Europea. Ovviamente la cessione della sovranità monetaria ad una banca sovranazionale composta da azionisti privati, banca che non risponde ad alcun controllo democratico ex articolo 108 del Trattato di Lisbona, non è atto conforme alla nostra Costituzione. Avete ben capito? Sì. Quindi è illegittima fin dall'inizio, anche perché non è stata preceduta dal consenso popolare, perché non è stato indetto nessun referendum, non sono stati interpellati i cittadini e il popolo se era favorevole o contrario a entrare nell'euro. Tantomeno è conforme alla Costituzione la totale cessione della sovranità in materia di politica economica ad oggi nelle mani della Commissione Europea, i cui membri non sono soggetti ad alcun controllo democratico. Si configura quindi un vero e proprio dolo che è previsto dall'articolo 241 del Codice Penale. Infatti, per la BCE risulta evidente che tra i governi e la stessa Banca Centrale non vi è alcuna parità di poteri. Bene? E che dunque la conseguente cessione integrale della sovranità monetaria in favore di detta banca, peraltro per motivi che nulla hanno a che vedere con lo sviluppo della pace e della giustizia tra le nazioni, esula ampiamente dai limiti del dettato costituzionale, rientrando nel pieno ambito di operatività della fattispecie penale di cui all'articolo 241 del Codice Penale. Bene, c'è qualcuno che vuole commentare oppure vado avanti? Andiamo Giorgio. Prego Giorgio. Va bene, se vuoi sentire la mia opinione te la dico subito. Non solo io confermo quello che ha detto l'amico Giampaolo, però vorrei dire qualcos'altro. Allora, la prima cosa che bisogna ricordare è che l'idea di unificazione europea, io l'abbiamo già detto tante volte ma lo ripeto perché è chiaro che ogni tanto arriva qualche personaggio nuovo, qualche nuovo amico che sente queste cose, cade delle nuvole perché qua l'ignoranza è totale, comincia a sentire qualcosa, chiede le spiegazioni, crede a questo, crede a quello. Allora, partiamo ab inizio. A metà dell'Ottocento fu Mazzini che elaborò la prima concezione di unificazione europea sulla base di considerazioni di vario genere, tra cui la cosa più importante è appunto quella che l'Europa era un paese, è un continente talmente bellicoso che si è combattuto in continuazione. E tant'è vero che poi dopo la fine del secondo conflitto mondiale è emerso qualcuno che ha elaborato il concetto, e io sono perfettamente d'accordo con lui, di guerra civile europea, alla luce anche di una concezione acquisita da quello che è stata chiamata guerra civile americana, che in realtà non era una guerra civile perché era uno scontro
tra due stati, da due gruppi di stati, perché la Confederazione Americana è una confederazione di stati sovrani, ecco il punto. Però l'hanno chiamato guerra civile, lì è una falsificazione, in realtà era la guerra di secessione. Allora, mentre concettualmente la guerra civile europea, che è durata circa 2000 anni, è una guerra che, come dire, ha coinvolto i vari paesi europei con differenti motivazioni e ragioni, oggi c'è qualcuno che, alla luce del pensiero mazziniano, che era estremamente lungimirante, ha pensato bene all'opportunità di fare questa unificazione. Questa unificazione, che era prevista come federazione o confederazione di stati autonomi, indipendenti e sovrani, poi è stata trasformata negli anni 45-50 da quella classe di dirigente prevalentemente democristiana, la quale era partita dall'idea di unificare l'Europa, ma poi in realtà ha creato le premesse ideologico-culturali per l'imposizione del potere economico-finanziario, che è quello che comanda oggi in Europa. Quindi l'Europa, l'Unione Europea oggi, è una formazione completamente fittizia, è un fantasma di Stato che è stato creato appositamente per dare il massimo potere al potere economico-finanziario, il quale gestisce l'Unione Europea. Noi abbiamo denunciato più volte, e come Assoconsumatori, alla Corte Penale Internazionale, il fatto che l'attuale Unione Europea è contro il popolo degli europei, perché non solo le sue istituzioni, ma anche coloro che governano, no, che governano questa strana Unione Europea, hanno preso tutta una serie di iniziative contro gli europei, contro il popolo europeo. Va bene? Senza uno straccio di opposizione, tenendo presente oltretutto che l'attuale Parlamento europeo è un Parlamento inventato, un Parlamento fittizio che non conta assolutamente nulla. A questo punto vorrei aggiungere che i parlamentari europei sono i maggiori responsabili, perché nessuno di questi parassiti che è andato lì ha avuto il coraggio di far presente questa cosa e chiedere, e c'ho anche la riprova, ho anche la riprova, perché una certa persona che ha fatto il parlamentare europeo confidò a me e ad alcuni amici che i parlamentari a cui lui si era rivolto gli hanno detto: no, noi stiamo bene così, ci danno un ottimo stipendio, non c'è nessuna ragione che tiriamo fuori dei problemi di carattere istituzionale, ma soprattutto di carattere ideologico-culturale della libertà dei popoli europei. Quindi questo è il primo atto che dobbiamo dire. È tutta una superfetazione, è un'invenzione creata appositamente. Ho fatto vedere tante volte il libro scritto da un noto uomo politico italiano, l'ho fatto vedere tante volte, il quale è, venendo a contatto con i cosiddetti creatori della Unità Europea, scriveva nel suo diario le sue perplessità. Dice: ma questa gente chi è? Che cosa stanno facendo? Quindi l'ho fatto vedere più una volta, il libro è facilmente reperibile, e quindi su queste cose non vorrei dilungarmi ulteriormente. L'ultima cosa che voglio dire è questa: il passaggio per la riconquista della libertà è uno solo: chiuderla con questa pseudo Unione Europea, allontanarsi dall'Unione Europea, la quale si sostanzia, attenzione, attraverso un sistema fondamentale che è quello del ricatto finanziario e economico. Non potendo mandare in giro degli sgherri, li mandano in giro in ogni caso, ma non mandandoli in giro ufficialmente a ammazzare la gente per le strade, allora cosa hanno fatto? Si sono inventati l'euro. Ma che cos'è l'euro? L'euro è un fogliaccio di carta inventato da un ente che non è nemmeno una banca. Perché la cosa più interessante che dobbiamo dire, e lo dobbiamo sottolineare ai nostri amici, che la BCE, Banca Centrale Europea, tutto è fuorché una banca.
istituzionalmente non è una banca. Quindi anche dal punto di vista ideologico-culturale non potrebbe produrre, ancorché falso, perché gli euro sono tutti falsi, non avendo dietro alcuna copertura, essendo stampati come gli gira al primo testa di cazzo che c'ha lì e che dà l'ordine di stampa ai tipografi, no? Non essendo quello, non ha nessuna legittimità. Ma non solo. Non solo non ha alcuna legittimità come banca, ma non è nemmeno banca. Perché la Banca Centrale Europea non è una banca, ma un trust di banche. Il che non significa che è una banca. Allora, seppure le banche che concorrono in percentuale a questa società di delinquenti che gestisce la politica bancaria, economico-finanziaria e bancaria che viene proiettata e obbligatoriamente ai cittadini, i quali sono costretti obbligatoriamente a utilizzare la banconota euro, laddove questa banconota non avrebbe nessun diritto di circolare, ecco, questa organizzazione non è nemmeno una banca. Vorrei farlo presente ai nostri amici, perché certe persone che contestano certe posizioni sarebbe bene che incominciassero a leggere qualcosa. Non dico che si leggano dei trattati, ma almeno qualche articolo, va bene? Prima di criticare. L'ultima cosa che devo dire è questa. La storia dell'umanità è una storia di popoli asserviti ai peggiori interessi e alle peggio schifezze. Su queste cose dobbiamo essere d'accordo, per cui oggi che il popolo europeo sia sottoposto a una serie di vessazioni è naturale, storicamente naturale. Ma se qualcuno mi viene a parlare di libertà, la libertà è una condizione sola, unica e irremovibile. Il resto non è libertà. Bene, Giorgio, posso aggiungere qualcosa a proposito? Come no? A proposito della BCE, ti leggo qua quanto è stato detto da un esperto giurista, il quale dice: la BCE è un organismo sovranazionale che ex legge non può accettare anche solo semplici consigli dagli stati e dagli altri organi UE, ma addirittura è una banca centrale che non ha alcuna... Non è banca, non è banca, istituzionalmente non è banca, attenzione. Esatto, che non ha... C'è la funzione di banca non essendo istituzionalmente banca. Esatto, che non ha alcuna funzione di prestatore di ultima istanza, ma fornisce credito unicamente alle banche commerciali, consentendo loro enormi profitti. Esattamente. Ecco, come testualmente dichiarato da Mario Monti, che col pretesto delle crisi artificiali create artificialmente, ha dichiarato Mario Monti: la crisi è divenuta l'arma necessaria per fare sì che l'Europa potesse fare dei passi avanti, che sempre secondo Monti sono appunto l'illecita cessione di sovranità in favore del mercato. Esattamente. Così, per dirlo lui, vuol dire che ogni tanto ha degli spazi di intelligenza, capito? Grazie. No, così abbattendo. Lo dice uno di certi personaggi che conosciamo bene, cioè, è un cretino. Così abbattendo definitivamente le singole sovranità nazionali. Certamente. In questo contesto, attenzione che sono importanti questi due punti, ti colloca l'approvazione da parte del governo, il governo connivente con questo potere che poi ci ha tolto le varie sovranità, l'approvazione da parte del governo del MES, del meccanismo europeo di stabilità, del pareggio di bilancio in Costituzione, del cosiddetto two-pack, nonché dell'unione bancaria e delle ulteriori riforme costituzionali in programma e già più volte annunciati da quelli che una volta erano governi di stati sovrani e che oggi sono meno di colonie inermi al potere, al soldo dei mercanti.
Bene. Paragonabili a Haiti. Una cosa che è importantissima, e ve la leggo, poi passo a descrivere quelli che sono i motivi. Sono 50, ma ne dirò 3 o 4 perché altrimenti facciamo notte. Sotto il profilo della fattispecie penale dell'articolo 241 del codice penale, è dunque indubbio che la sovranità nazionale sia stata sottratta in favore di organi stranieri, tra cui la stessa BCE, e che l'indipendenza dello Stato non solo sia stata limitata, ma addirittura completamente cancellata. Questo è un fatto fondamentale. Ora, se noi andiamo a vedere quanto scrive il professor Paolo Becchi, insegnante di filosofia di diritto all'Università di Genova, di buon sangue genovese, ci espone con la collazione del suo collega giurista Dragoni, Fabio Dragoni, ci espone in ben 50 punti quali sono i motivi, i buoni motivi per uscire finalmente dall'euro. Ma non tutto rimane così semplice come sembrerebbe. Allora, c'è subito una grande motivazione, quello che ho già detto, cioè che viene stuprata la nostra Costituzione. L'articolo 1 e l'articolo 11. Bene, in quanto viene prescritto dalla nostra Costituzione a questi due articoli non è assolutamente osservato, anzi è contrario a quanto è stato fatto da tutti coloro che hanno voluto fare entrare l'Italia nell'Unione Europea e nella zona euro. Vorrei interromperti in questo momento perché fai pure. Questo momento della tua elencazione è molto importante fare una sottolineatura, che è importante dal punto di vista storicistico. Succede che questo pseudo governo gestito da questo Matteo Renzi, vi dicono che adesso la Toscana è l'epicentro di certe crisi di meningite, e evidentemente a Matteo Renzi la meningite non gli ha presa, perché le meningi erano già toccate prima, il cervello era stato toccato prima. Matteo Renzi l'avevano messo lì perché doveva portare alle estreme conseguenze questo processo di, loro lo chiamano integrazione, noi chiamiamo asservimento del popolo italiano nei confronti del potere economico finanziario che gestisce la BCE, e quindi la quale BCE a sua volta gestisce la situazione europea per conto di loro signori. Cosa è successo? È successo che questo Matteo Renzi, nella sua totale imbecillità, pensava di avere vita facile creando una Costituzione, modificando la Costituzione nei punti essenziali in cui la Costituzione andava a incidere negativamente negli interessi di loro signori. Hanno toppato, perché quando tu spingi l'acceleratore al massimo, al di là, no, delle potenzialità del motore, chi sta dentro il motore si rende conto di essere vittima di un grande raggiro, di una grande truffa. E tanto è vero che Matteo Renzi se l'è preso in culo, capito? No. Con un referendum massiccio, capito? Ma se l'ha preso in culo, chissà quante volte ha preso in culo. Chi dirò alla moglie che è così bella, così carina, una bellezza eccezionale. Allora è vero, no? Una bella, sì, donna, come no? Allora, che vuoi che te dica? Allora, posso continuare con finire questo discorso. La storia dell'umanità è questa, che quando tu la spingi fino al massimo, alla fine te la becchi, chi si accorge. Questa è la logica. Mm-hmm. Senza bisogno di risalire a Ciro il Grande, il quale Ciro il Grande, volendo completare le sue conquiste, si è messa contro i greci e l'ha presa in saccoccia. Capita, esatto, sempre così. Bravo, Giorgio. Adesso la cosa continuerà a rotolare verso il basso. Da qui, ricordiamocelo bene. Ecco. Bene. Prosegui, San Paul.
Arrivo subito a un punto che ritengo essenziale fra quelli stilati dal professor Becchi. Allora, si parla di castrazione monetaria. Mi sembra che è un termine abbastanza calzante. Sì, sì, che va oltre ad essere anticostituzionale. Allora, la castrazione monetaria, oltre ad essere anticostituzionale, non è cosa affatto normale. Siamo ridotti, ci hanno ridotti con l'ingresso nell'Unione Europea e nella zona euro, ci hanno ridotti allo stato di colonia. Tanto è vero che fa il nome qua di vari stati con recente passato da colonia che hanno deciso di non coniare monete nazionali, cioè di utilizzare la moneta che viene loro data da un organismo, da una banca sovranazionale. E queste sono l'Ecuador, Timor Est, El Salvador, le isole Marshall, Micronesia, Palau, Turkmenistan, Burkina Faso, Camerun, Repubblica Centrafricana, Chad, Repubblica del Congo, la Costa d'Avorio, il Mali, il Niger, il Senegal, Togo, Antigua e Barbuda, Repubblica Dominicana, Grenada, eccetera, eccetera. Insomma, siamo a livello di questi paesi. Bene? Certo, magari possiamo nella Repubblica Dominicana. È un fatto appurato. Bene, andiamo avanti. Perché l'Unione Monetaria non è fatta su misura per l'Italia? L'Europa non è affatto una casa comune. Guardate che sono parole essenziali queste. Certamente. L'Italia abbandonò nel 1992 un insostenibile tasso di cambio fisso con le altre valute, per essere poi sciaguratamente ripreso nel 96, ricordate Carli, eccetera, no? Nel 99, al momento dell'ingresso nell'euro, il reddito pro capite degli italiani era il 96% di quello tedesco. Nel 2015, dopo 16 anni di euro, il reddito degli italiani è il 76% di quello dei tedeschi. Queste sono stime del Fondo Monetario Internazionale. Esattamente. Perché? Ed ecco qui l'altro punto essenziale per cui si rende necessario, anzi indispensabile, uscire subito dall'euro. Ma ci saranno delle complicazioni, perché se ho il tempo di spiegarle tutte, magari rimandiamo ad un'altra puntata. Delle procedure stabilite dal Trattato di Lisbona che bisogna rispettare e dal Trattato di Lisbona. Ma chi l'ha detto che bisogna rispettare? L'uscita dall'euro è un atto rivoluzionario. Non lo è. E poi ci andiamo in tipografia e ci stampiamo i soldi per conto nostro. Quello dovremmo fare. Beh, perché lo trovi molto strano? No, se siamo tutti d'accordo, ma dobbiamo essere tutti d'accordo. Non credo che fossero molti italiani d'accordo quando hanno creato questa situazione. Nessuno gli ha chiesto l'opinione. Appunto, ci voleva un referendum, no? Allora, l'Unione Europea... L'Italia è uno dei pochi paesi. Perché quando gli altri paesi hanno fatto a norma delle leggi e del rispetto civile il referendum per quanto riguarda questa adesione sono stati tutti persi perché il popolo si è pronunciato contro. Benissimo, allora la pretesa di ritenere che l'Unione sia un progetto comune, l'Unione Europea, costruito nell'interesse e dal servizio di tutti è una pura utopia. Basta rielaborare i dati relativi al surplus deficit delle partite correnti di Italia e Germania. Ed ecco perché l'Unione Monetaria è fatta a misura della Germania. Bene? Che è il modello. Noi sappiamo che la Germania non ha firmato nessun trattato di armistizio di pace. È un paese ancora occupato. Bene? Da chi? Da un certo potere che si chiama Sion. Bene. Nel periodo intercorrente... I suoi governanti veri. Perfetto. Che sono tutti dei loro. Perfetto. L'hai detto anche tu, Giorgio, mi calzato solo. Nel periodo intercorrente, tra il 1993 e il 1999, l'Italia ha sempre avuto un surplus positivo
per arrivare a toccare il suo massimo nel 1996, un valore del 2,9% sul prodotto interno lordo. Purtroppo in quell'anno l'Italia cessa di far fluttuare liberamente la propria valuta, cioè la famosa svalutazione competitiva con la lira, per rientrare nuovamente nel sistema monetario europeo, in previsione dell'adozione dell'euro del 1999. Sono quelli che hanno fatto queste cose. Se no i nostri amici non lo capiscono. Allora, ancora questo punto che è essenziale. Perché avevano bisogno di un pollo da spennare l'Italia? L'ex ministro delle finanze italiane Vincenzo Visco, esponente del Partito Democratico, e Stefano Feltri nel maggio 2012 affermano quanto segue: l'Italia fuori dall'euro, visto il nostro apparato industriale, poteva fare paura a molti, incluse Francia e Germania, che temevano le nostre esportazioni prezzate in lire. Ma Berlino ha consapevolmente gestito la globalizzazione. Le serviva un euro deprezzato, così oggi è in surplus nei confronti di tutti i paesi, tranne la Russia, da cui compra l'energia. Bene, andrei avanti nel citarvi altri punti, ma non li posso citare tutti, perché se no non facciamo a tempo. Ecco. Allora, famosissimi economisti ce l'hanno detto chiaro e tondo. Sul testo, ma è sempre il professor Becchi, il professor Paolo Becchi di Genova, che scrive: sul testo macroeconomia scritto da Rudiger Dornbusch e Stanley Fischer si sono formati milioni di studenti di tutto il mondo. In un articolo pubblicato sulla prestigiosa rivista Foreign Affairs, Dornbusch 20 anni fa scriveva: abolendo gli aggiustamenti del tasso di cambio, l'euro finirà per scaricare sul mercato del lavoro il compito di adeguare la competitività e i prezzi relativi. Cioè, siccome la produttività non mi consente come Stato di essere produttivo, io devo, che cosa fare? Fare una deflazione sui salari. E quindi decurtare i salari. È quello che ha fatto il signor Renzi, no? Quello che ha fatto anche il signor Letta, è quello che ha fatto il signor Monti. Ma Letta ha avuto delle perplessità e l'hanno tolto dai coglioni, perché è un personaggio che è diverso da tutti gli altri elencati. Diventeranno preponderanti recessione, disoccupazione e pressioni sulla Banca Centrale Europea affinché l'inflazione inflazioni l'economia. L'euro non può essere realizzato, è una pessima idea, non durerà, il parere degli economisti americani nel periodo 1989-2002. Capito? Allora, altro fatto fondamentale: perché gli Stati Uniti d'Europa sono un progetto antistorico e fallimentare? No, non è vero, gli Stati Uniti d'Europa non può essere antistorico. È antistorica l'Unione Europea, che è ben altra cosa. Beh, l'Europa noi lo possiamo fare quanto vogliamo. Nel 1990, leggo quello che ha scritto, tra strati sovrani. Allora, leggo quello che ha scritto, lo commettiamo dopo. Io ritengo che sia fondamentale. Nel 1940 gli stati indipendenti e sovrani al mondo erano in tutto 69. Nel 2015 erano saliti a 205. In 75 anni il numero è quasi triplicato. A chi dice che gli Stati Uniti d'Europa sono un progetto che asseconda la storia, noi rispondiamo quindi, numeri alla mano, che è l'esatto contrario. Come scrive, come ha determinato, dopo le fatidiche ricerche di questo grande organismo dell'intelligence che si chiama Central Intelligence Agency, nel famoso Fact Book. Voi andate su qualsiasi canale di ricerca, un motore di ricerca, mettete CIA Factbook e vedete i vari stati, anche l'Italia. Se non è la verità quello che ho detto, quello che scrive il professor Paolo Becchi, la quota del PIL mondiale, la quota del
attenzione, che la CIA dice che va male l'unificazione europea in termini di federazione di stati, vuol dire che è vero, che va bene. Se lo dice la CIA, che è il nostro nemico principale, ma comunque la quota di PIL mondiale dell'Eurozona nel 1999 era pari al 22%, oggi è il 17%. Fondo mondiale. Diminuito quel PIL e che è aumentato quello. Sto parlando del PIL dell'Unione Monetaria Europea. Esattamente. Ecco, la quota di PIL mondiale dell'Eurozona, eccola, nel 1999 era pari al 22% del PIL mondiale, oggi è il 17%. Fondo Monetario. Quando facciamo le analisi, dobbiamo farle in relazione ai dati di riferimento. È ovvio, noi abbiamo l'esplosione della Cina, abbiamo l'esplosione dell'India, abbiamo l'incontro grande occidentalisti con i paesi del centro Sud America, per forza la componente, dal punto di vista economico, la componente totale dell'economia europea diminuisce in percentuale, ma non significa nulla. Quello che a noi interessa oggi è l'aspetto politico. L'aspetto politico è per l'Italia chiuderla con l'euro e attraverso la rivoluzione della, non so, dell'Italia e di altri paesi che sono pronti ad andarsene, la rinascita di un'Unione Europea sotto forma di confederazione di stati autonomi, sarebbe la, di stati sarebbe la autonomi, autonomi e sovrani soprattutto. Ecco, ma diciamo che a conclusione della loro contro loro con una banca centrale nazionalizzata del popolo. Ecco, bene. Il motivo per cui sarebbe impossibile costituire un'unione gli Stati Uniti d'Europa viene anche poi elencata la causa principale, cioè una diversità di lingua fondamentale, quindi difficile da intendere. Perché non c'è adesso la diversità. Allora, ma adesso non c'è la diversità di lingua. Beh, questo è un altro punto per cui dice che gli Stati Uniti d'Europa sarà un pochettino un'utopia, anzi una distopia, secondo me. Ecco, questo è un altro punto importantissimo. Non è vero che uscire da un'unione monetaria sarebbe una catastrofe. Anzi, è il contrario. Se entrare nell'euro è stato un errore, uscirne sarebbe letale, dicono gli eurofili cosiddetti, no? Ma il centro studi Oxford of Economics ha condotto nel 2015 un accurato studio evidenziando come dal 45 ad oggi oltre 70 stati hanno sperimentato uscite da unioni monetarie, in media una ogni anno. E non è neppure vero che tali disgregazioni monetarie siano state accompagnate da conseguenze economiche disastrose. Tutt'altro. Due casi su tre, dal momento che lo studio rileva inoltre che due casi su tre si è registrato un tasso di crescita fin dall'anno in cui il paese di turno ha lasciato l'Unione con un valore mediano pari al 2,7%. Di ripresa. Allora, non è vero che uscire dall'euro significhi uscire dall'UE. Porta il caso della Svezia, dell'Ungheria e della Danimarca, no? E altri che pur non avendo l'euro fanno comunque parte dell'Unione Europea e guarda caso stanno meglio. Certamente. Studi un'impresa su dati della Banca d'Italia mostra che nel periodo 2008-2015 i paesi dell'Eurozona hanno perso 3.238 milioni di posti di lavoro, mentre quelli dell'Unione con propria moneta nello stesso periodo di tempo hanno creato 1.068 milioni di posti di lavoro. L'Eurozona è un'autentica macchina di distruzione del lavoro. Apro una parentesi, guardate che l'iperliberismo americano, l'iperliberismo
dei grandi ricchi vuole portare il costo del lavoro a zero. Lo sapete questo? Per quello è in grande fermento la Cina, grazie ai vari movimenti delle banche Rothschild, lo sapete? Quindi in Cina il costo del lavoro è quasi zero. Vi dico un altro punto importante, poi non li posso elencare tutti, perché naturalmente, ecco, fuori dalla mia... Perché fuori dall'Unione Europea si sta comunque meglio fuori dall'Unione Europea. I paesi senza euro, ma dentro l'UE, stanno meglio dei cugini che hanno scelto la moneta unica. Così i paesi che stanno fuori dall'Unione vivono molto meglio dei vicini condomini dell'Unione Europea. Il PIL pro capite medio dell'EFTA, l'accordo di libero scambio tra Norvegia, Liechtenstein, Islanda e Svizzera, facciamo, cioè, non teniamo conto del Liechtenstein, che lì va bene, ci sarebbe da discutere su questo punto. È infatti pari il reddito pro capite, è infatti pari a $62,534 reddito pro capite, mentre quello dell'Unione Europea è pari a $37,800. In altre parole, un cittadino dell'Unione mediamente guadagna il 60% del cugino che sta fuori dall'Unione. Va bene? Sono sempre dati riportati dalla fonte CIA Factbook. D'accordo? Allora, andiamo avanti. Sono perfettamente d'accordo. Siamo in linea esattamente con tutto quello che penso io. Poi vorrei, se mi permetti, vorrei aggiungere una cosa, perché sì, è molto importante. La Brexit, cioè l'uscita degli inglesi dall'Unione Europea, non ha comportato grosse trasformazioni per la semplice ragione che in Inghilterra aveva la sua moneta sovrana, e vorrei ben vedere che gli inglesi avessero rinunciato a gestire la sterlina, che è comunque una moneta internazionale, globalizzata, globalizzante, da circa 250 anni. Va bene? Non ha comportato nulla di particolare. Delle differenziazioni di all'aspetto strettamente monetario, perché la Brexit è stata questa. La Brexit è stata un'operazione, ricordiamocelo bene, di difesa della sterlina. Dove la decisione popolare è stata assecondata dal potere reale. Allora, diciamolo bene. Allora, però ritorniamo a noi. L'uscita dell'Italia dall'euro, invece, sarebbe un atto rivoluzionario. Perché? Perché o è un atto rivoluzionario o non succede niente. Cioè, o gli italiani, con un atto rivoluzionario che coinvolge una presa di coscienza popolare, quel 60%, alla proposta infame di quel cialtrone di trasformare quelle parti della Costituzione che contrastano nella Costituzione, che contrastano, allora la stessa cosa, nel momento in cui l'Italia abbandonasse l'euro, lo dovrebbe fare di una riconquista dell'indipendenza nazionale che non potrebbe che essere accompagnata dalla concomitante nazionalizzazione della banca centrale ed emissione della moneta italiana, la lira, a disposizione del popolo italiano e di proprietà del popolo italiano. Se no non è un fatto rivoluzionario e la fuoriuscita dall'Unione Europea non conterebbe niente, non avrebbe alcun significato. Bene, io tornerei, se siete d'accordo, con questi due punti essenziali, poi passerei a due punti finali che sono importanti, perché sono quelli che dovrebbero illustrare le procedure di uscita secondo quanto stabilito dal Trattato di Lisbona. Sì. Bene. Al quale noi rivoluzionariamente... Sì, vabbè, possiamo prendere la mannaia. Venissero quei armati, venissero quei armati. Ad esempio, l'Ungheria è un paese indipendente,
Bene, guarda, io ho sempre fatto, ho sempre nella fatto espressione presente. Popolare, il popolo ungherese si è ribellato alle oppressioni dell'Unione Sovietica, e questa ribellione, e oggi noi la constatiamo anche nella costante ribellione di quel popolo di eroi, perché è un popolo veramente di grandi cavalieri, di grandi combattenti, di grandi eroi, l'hanno sempre dimostrato. Questo nel 1956, col perché la Russia, cioè la Russia, l'Unione Sovietica, d'accordo con gli americani, era interessata al mantenimento dei confini stabiliti a Yalta, ma hanno perso solo per quella ragione, ricordiamocelo bene. Però lo spirito di indipendenza lo rivediamo oggi, è lo stesso spirito, capito? Con Orban, sì, sì. Io vorrei dire una cosa importante. Guardate che l'idea della Costituzione dell'Unione Europea, fin dal 1946, quando fu sotto il famoso comitato che si chiamava ACUE, cioè American Committee on United Europe, è un progetto dei grandi speculatori di Wall Street, cioè i mercati finanziari. Sono quelli che rifacciscono, e la gente non lo vuol capire, dai, forse nemmeno vado a prendere una cosa. Perché non cita la reazione dei mercati finanziari, eccolo, non la cita, però prosegue con delle argomentazioni molto probanti che adesso vi elenco brevissimamente. Non è vero che abbandonando l'euro torneremo ai vecchi milioni e miliardi. Molti fanno confusione fra tasso di conversione e tasso di cambio. È importantissimo questo. L'Italia, uscendo dall'euro, potrà scegliere di convertire la propria nuova moneta con un tasso di conversione convenzionale rispetto all'euro. Cioè, frutto di una deliberata scelta tecnica, può essere una lira per ogni euro e quasi sicuramente sarà per semplicità. Così sarà per semplicità. Dopodiché il prezzo della lira sarà libero di fluttuare nel mercato valutario e quasi sicuramente svaluterà del 20% e del 30%. Caspita, hai detto niente. Ma questo sarebbe da far notare, professor Becchi, come io mi sono permesso di dire ieri, e poi mi hanno detto che sono un coglione, scusa. No, dai, su. Per caso qualcosa nella nostra vita è drammaticamente cambiata, vedi che, cioè, questo è anche un dato di fatto, perché dobbiamo vederlo, cambiata da quando l'euro ha pesantemente svalutato rispetto al dollaro, Bene? 2 anni fa con un euro acquistavamo 1,35 dollari, mentre oggi ne acquistiamo 1,10 centesimi. E questo, quando ci sono grandi movimenti di capitali, sono somme molto sostanziose. Altro punto, bene, poi ci sarà una riflessione, perché non posso essere, cioè mi dovrei fermare perlomeno un quarto d'ora a parlare di questo. Non lo possiamo fare. Non è vero che svalutare non serve a niente. Dopo la conversione, la nostra nuova moneta si svaluterà rispetto alle altre, raggiungerà cioè il giusto prezzo di mercato rispetto alle altre valute. Tutti i più importanti economisti sono concordi nello stimare il riallineamento in misura pari ad una svalutazione del 20-30%. Ci sarebbe da discutere, come ho detto prima. Sarà più conveniente per gli stranieri acquistare il made in Italy, fare le vacanze nel bel paese o mettere su una fabbrica da noi, e sarà simmetricamente più costoso per gli italiani acquistare prodotti stranieri, fare le vacanze all'estero o delocalizzare la produzione. Ieri ho detto che appunto molti produttori italiani si rivolgono chiedono la collaborazione di certi produttori esteri, sia come costo di lavoro che come costo di produzione, per determinati manufatti, e per certi input industriali la produzione parziale delocalizzata all'estero, quindi da pagare con una moneta svalutata, va bene? Ma per un paese come l'Italia, che vive di manifatture e turismo, si aprirebbero enormi opportunità di crescita. Sono d'accordo, siete d'accordo anche voi, no, con questa svalutazione. Tutto ciò che purtroppo oggi è precluso da una moneta artificialmente troppo forte per la nostra economia. Noi siamo il pollo da spennare, bene? Oh,
perfettamente d'accordo. Un'ultima cosa, qua non è vero che se tornassimo la lira saremmo travolti dall'iperinflazione e dall'inflazione. Io l'ho detto ieri, era un pericolo che fossimo travolti dall'iperinflazione e dall'inflazione. Ma perché? Perché così reagiscono i mercati finanziari e i gestori dei fondi internazionali. E questo l'ho detto, ma non perché sia contro l'uscita dell'euro, ma sono a favore dell'uscita dell'euro. L'ho detto perché è un pericolo. E qui si dice che non sarà così. Scusa un minuto, ma nell'entrare nell'euro non abbiamo fatto un'inflazione del 50%? Appunto. Che il valore che questi delinquenti hanno assegnato alla lira era esattamente la metà del suo valore, lo scambio. Tant'è vero che io, che ero molto attento a queste cose, mi resi conto subito che sui mercati, mercato spicciolo, nelle bancarelle, un prodotto che costava 1.000 lire automaticamente è costata 1 euro, sì, ma... cioè 2.000 lire. Sì, vabbè, ma qui c'è da fare il discorso. È la telecamera che non funziona. Non ti vediamo. Qui ci sarebbe da parlare sui motivi dell'inflazione. L'inflazione è l'aumento dei prezzi. Allora, qui si parla. Non è l'aumento dei prezzi? È l'aumento dei prezzi o della domanda aggregata? È la della domanda aggregata. I mandarini che costavano 1.000 lire l'hanno fatto diventare 1 euro. Allora ipotesi, l'Italia, come dicono i signori che sostengono l'euro, l'Italia sarebbe devastata se uscisse da una terribile iperinflazione. Innanzitutto partiamo dalla sua definizione. Si parla di iperinflazione quando il tasso di incremento dei prezzi supera l'1% al giorno o alternativamente il 50% al mese. Mappete, cavolo, andiamo a pagare il doppio, insomma. Il centro studi americano sono solo idiozie. Ha catalogato e studiato oltre 50 casi di iperinflazione avvenuti nella storia contemporanea fino ai nostri giorni. Tutti sono conseguenze di uno o più fenomeni di straordinaria ed eccezionale gravità, quali il coinvolgimento nei conflitti internazionali, le devastanti guerre civili interne, instaurazione di regimi totalitari con conseguente adozione di scriteriate non ragionate politiche economiche, ma qui ci sarebbe anche da discutere, traumatica trasformazione dei modelli economici con successivo passaggio dagli stessi sistemi di mercato ai regimi pianificati di tipo socialista. Questo invece è da sottolineare, socialista dell'Unione Sovietica. Quanto ai più tenui timori di inflazione, anche qui occorre fare chiarezza. L'inflazione altro non è che l'aumento generalizzato dei prezzi al consumo dovuto al surriscaldamento della domanda, cioè all'aumento della domanda aggregata. Quando c'è aumento di una, c'è forte richiesta, forte domanda di un determinato bene o servizio, è chiaro che aumenta il prezzo. Non è un caso che disoccupazione, Ho detto in soldoni, la gente lavora, ha i soldi in tasca, acquista e quindi i prezzi crescono. Non è un caso che disoccupazione ed inflazione siano inversamente correlate, giusto? Più una è alta, più l'altra è bassa. Vedete? Quindi l'inflazione aiuterebbe l'inflazione, quella cosiddetta buona, positiva, aiuterebbe la piena occupazione. Esattamente. Detta relazione è stata modellizzata dall'economista neozelandese Phillips, lo sappiamo tutti. Svalutazione e inflazione sono invece fenomeni scorrelati. Mm-hmm. Bene. Negli ultimi 7 mesi il prezzo del petrolio è aumentato di quasi il 50% sia in dollari che in euro. Boh, questo non lo so però. E sarà vero? Negli ultimi 7 mesi il prezzo del petrolio è aumentato di quasi il 50%, sia in dollari che in euro. Qualcosa è aumentato, non so quanto per cento, ma qualcosa è aumentato. C'è stata una calmierizzazione naturale, ma il prezzo del petrolio all'origine è aumentato. Sì, in ragione della svalutazione. Una svalutazione. Allora, domanda, vi risulta... A Putin in segno di amicizia è molto importante, però nel momento in cui questa faccenda si è stemperata nel grande mercato, ovviamente la quasi è stata rilevata pochissimo.
Ecco, mi prego di chiudere perché sennò supriamo l'ora. Devo dire ancora due o tre cose importantissime. Quindi un'altra volta. In sintesi, l'inflazione è direttamente correlata all'occupazione e non alla svalutazione. Poi si parla qui del pericolo della tutela dei risparmi che sarebbero dimezzati se si uscisse dall'euro, anche questo non sarebbe vero. Non è vero che senza l'euro i mutui andrebbero alle stelle. Non è vero. Non è vero che è tutta colpa della spesa pubblica, anche qui ci sarebbe da discutere. Non è vero che è tutta colpa del debito pubblico, ci sarebbe da discutere, no, ma prendiamo la buona. Questa è un'altra questione. Dipende dal debito pubblico. Il nostro debito pubblico dovrebbe... Non è vero che il nostro debito pubblico... Scusa, fammi intervenire. Pubblico è l'indebitamento dello Stato nei confronti del singolo cittadino, è una cosa. Se il debito pubblico è l'indebitamento dello Stato nei confronti degli interessi, è altra. Evidentemente mi pare ovvio. Se noi usciamo dall'euro, l'atto rivoluzionario è completo o non lo è? O è rivoluzione o non lo è. Nel momento in cui io ho fatto un atto rivoluzionario, i miei debiti con le superfetazioni delle banche finanziarie internazionali vengono annullate. Io a questa gente non gli devo dare nulla e mi porto la mia moneta per conto mio. Tanto è vero che a questo proposito è riportata qui una dichiarazione dell'ex presidente della Federal Reserve, Greenspan, il quale, a proposito della crisi argentina, con il famoso debito e il default che fu appunto creato perché era un debito in dollari naturalmente, disse testuali parole: gli USA possono rimborsare qualsiasi debito, attenzione, in quanto possiamo stampare valuta per pagarli. Infatti, questa è la Federal. Quindi le probabilità di default per gli stati sono zero. Esattamente. Perché la Federal Reserve, così fa la BCE, stampa il denaro out of thin air. Esattamente. Dall'aria, dal nulla. Bene? Allora va bene, adesso andrei però all'ultima fase, ad un punto dell'ultima fase che ritengo importante in due parole. Dunque, se uno Stato volesse uscire solo dall'Eurozona, se uno Stato non volesse uscire dall'Unione Europea, ma soltanto uscire dall'Euro, si potrebbe fare? Vi sono nell'Unione Stati che non hanno adottato l'Euro, come è noto, quelli che abbiamo detto prima. Logica vorrebbe, pertanto, che sia certamente possibile restare in Europa uscendo soltanto dalla moneta unica. Mentre infatti il Trattato di Lisbona disciplina l'articolo 50, la procedura dall'uscita dall'Unione, nessuna disposizione fa riferimento alcuno al recesso dall'Unione monetaria, così come del resto nulla diceva il Trattato di Maastricht a questo proposito. Sembrerebbe quasi che una volta accettata la moneta non si possa più neppure tornare indietro. Una volta accettato l'euro non si possa, vedete quanti sotterfugi, anche nella formulazione e nella redazione, nell'estensione di questi trattati poi sottoscritti, chiusi dai nostri governanti. Possibile uscire dunque, secondo alcuni costituzionalisti, l'uscita unilaterale per decreto è assolutamente legittima. Quindi non ho bisogno di stipulare un accordo con Bruxelles e con la Banca Centrale Europea, io Italia, per uscire dall'euro, perché è previsto una stipula di questo accordo, va bene? E deve essere questo accordo stesso, una volta sottoscritto, sottoposto al Parlamento Europeo. Anche questa è un'altra clausola. Secondo altri costituzionalisti, invece, proprio in forza del fatto che il sistema europeo è stato disegnato sia con stati dentro che fuori dalla moneta unica comune, l'uscita dovrebbe essere consentita quantomeno con un negoziato analogo a quello previsto dall'articolo 50 del trattato. Bene, allora sentite. Bene. Ragazzi. Quindi non è semplice, anche perché si prevede che in caso di mancato accordo devono trascorrere 2 anni, vedete l'altra fregatura, devono trascorrere 2 anni prima che il paese
possa a suo sponte uscire. E qui c'è la famosa, quello che sta avvenendo, il discorso del referendum che dovrebbe essere a posteriori, ma si parla, e questa è la nostra Costituzione, la nostra consulta, la nostra Corte di Costituzionale che dovrebbe dirlo, anche come diritto internazionale, perché quando si lede la Costituzione, quindi il diritto fondamentale del cittadino, entra nel merito anche la nostra Costituzione, nel merito del diritto internazionale. Allora, dovrebbe stabilire quanto prevede l'articolo 75 della Costituzione per legittimare il famoso referendum di indirizzo, così si chiama, che poi è analogo nella fattispecie al referendum consultivo, non può essere abrogativo naturalmente. Allora sentite signori, allora concludiamo adesso. Sentite, due parole per ringraziare tanto Giorgio, per ringraziare tanto Ubaldo e per mandare a fanculo quel delinquente che mi ha detto che io sono un... No. Ma non lo so, ma questa gente, capisce... Cioè, non meritano nemmeno delle risposte, insomma. Questa gente qui è gente che è talmente imbevuta, che nel momento in cui incominciano a capire che loro credono di stare su un terreno solido, in realtà questo terreno non lo è, perdono completamente le staffe. E questa è la realtà. Allora, per concludere, con l'occasione, due cose. Su questo argomento vorrei che i nostri amici consultassero anche quello che pensa l'ex magistrato della Corte Costituzionale Paolo Maddalena. Allora scrivete Paolo, nome, Maddalena. Paolo Maddalena. Caspita, importante. Paolo Maddalena. Ho parlato di questo strano caso di un politico italiano democristiano, il quale scriveva nel suo diario le stranezze che lui incontrava trattando con queste persone che erano all'origine della Unione Europea. Il libro è stato pubblicato dal nipote dell'onorevole, eccolo qui, questo è il nipote, che ha scoperto il diario dello zio. Eccolo qua, il libro è questo, va bene? È stato pubblicato dall'editore Hobby e World, penso che sia ancora facilmente reperibile. Sì, andato... Giorgio, vai un po' indietro che non vedo. Sì, eccolo qui. Messo troppo vicino, vai un po' più dietro. Va bene, così va bene, così. L'altra Europa, sì. Paolo, sì, esatto. Paolo Rubol, sì. Interessantissimo. Esattamente. E dove l'hai trovato, Paolo? Giorgio, questo? Io l'ho comprato perché ho avuto segnalazione, l'ho comprato, questo è un libro che è stato pubblicato qualche anno fa, ti dico esattamente quando, del 2010, di anni fa. Lo consiglio perché è pubblicato da una notissima casa editrice, Hobby World, e quindi e quindi consiglio a tutti di andarselo a vedere, perché Hobby World, sì. Vicino a Milano, a Brescia stava prima, comunque da milanese. L'onorevole Rumor rimaneva stupito nel trattare con certi personaggi che credeva autentici democristiani, in realtà non lo erano, nei fatti non lo erano. Va bene, grazie, Giorgio, grazie. È stato grande, Giorgio, evviva Giorgio. Sì, via. Allora ragazzi, senti, dobbiamo riprendere questo discorso, perché io vorrei parlare anche domani della Pitti Grilli, Apollinaria, bellissimo, poi metto. Ma dove l'hai preso? L'hai comprato con me questo, dai. Al mercatino. Puccinelli. Finanziari è fondamentale. Puccinelli, quei libri lì glieli segnala la Boldrini a Giorgio. No, sì, sempre, tutti giorni. Ma sapete che io una decina di anni fa accompagnai, ignorando il fatto che fosse la Boldrini, si chiamava Laura, no? Un mio amico Virgilio Viola mi dice: puoi accompagnare questa signora che è un funzionario delle Nazioni Unite, eccetera, eccetera, no? L'ho accompagnata da Roma fino a sull'Adriatico, lì dove facevano il premio Antonio Russo. Parecchio tempo, tanto è vero che durante, quando siamo andati a prendere il caffè, prima di salire in macchina, Costè mi ha dato un bacio sulla bocca.
Ma io non sapevo che fosse la Boldrini, ma l'ha detto poi Virgilio Piolo, mi ha detto ma guarda che era la Boldrini. No, madonna mia, che fine che ho fatto. La bella e la bestia. Bravo. Il bello e la bestia, scusa. Il bello e la bestia, in questo caso sì. La Boldrini, è stato sempre a parlare della Boldrini, vi ho raccontato questo aneddoto, è successo davvero. Giorgio è fra due fuochi. No, sei grande come sempre, grazie Ubaldo. Dove sei Ubaldo? Sono qua. Scusate, Cianelli, Giorgio è fortunato perché c'è la Boldrini da una parte del Tevere e la Ciocchi dall'altra parte del Tevere. Quindi... Ma chi è la Ciocchi? Ma chi è la Ciocchi? Aspetta, ciao qui e sì, qui e qui. Immacolata Maddalena Ciocchi. Francesca Immacolata. Eccola qui, eccola qua. Casta. Eccola. E tanti auguri a te, al Papa. Ciao chi, condannata da... la Ciocchi condannata, povera. No, no, Giorgio, dobbiamo andare a trovare. Giorgio. L'andiamo a trovare la Ciocchi. Ma in carcere del Vaticano, in carcere del Vaticano. No, dobbiamo andare a trovare la Ciocchi, assolutamente. Castel Sant'Angelo, dove ci sono i carceri del Vaticano. Esatto, andiamo a trovare lì. Tu porti il cordone. Io porto sempre il cordone. Con me il cordone lo porto sempre. L'hanno già messa in catena, dai. No, gli dai la benedizione, dai, gli dai la benedizione. Insomma, giustamente... Giorgio la benedice col tuo cordone, poi il resto ci vediamo. Sempre. Su questo cordone non si resiste. E appunto gli dici, se vuoi la soluzione, glielo dicerà direttamente. No? Quindi... Ma certo, ma noi andiamo lì e sicuramente lei sarà subito liberata qualora baciasse il mio cordone. Caspita! No? C'è il cavellengo. Sai che c'è il Camerlengo, no? Sì, c'è il Camerlengo. Dice il Camerlengo, il motto del Camerlengo è semplice. Ce l'ho in culo, è il motto del Camerlengo. Allora, signori, vi saluto. A presto. Ciao Giorgio, a presto, ci vediamo. Ciao, ragazzi, a presto. Ciao. Va bene, ciao. Ciao, scusa, il libro è Paolo Rumor, vero Giorgio? Aspetta, di nuovo, aspetta. Paolo Rumor, l'altra Europa. Sì. Paolo Rumor. Benissimo, grazie. No, è solo per chiederlo agli amici. Europa, Giorgio Galli. Paolo Rumor, l'altra Europa. Ok, a presto ragazzi, buona giornata. Ciao Giorgio, grazie. Ciao Baldo, grazie.